Opera di presa a San Severino. Ma questa dalla 40 a San Severino. Un po', un una po'. Parte. Adesso non so quanto, comunque credo che cosa non sia. Perché questo fa tutto un continuo. 24 ore su 24. Divide il fiume qui, lo manda di qua e lo divide in rami. Qui fa un bacino di, sì, di raccolta. Che c'è lì sotto. Infatti guarda, si vede pure a muovere il campo. Si vede poco come sta dalla telecamera, però. Quando qui il fiume è più alto riesce a superare l'argine, vedi adesso non è che manca tanto, ci sarà 20 o 30 centimetri e poi scuola là. Sì, perché quando è troppo dopo il bacino con l'altro che hanno creato non regge, ah, capito? Perché la mura comunque batte. Quindi fino a un tot bocca dentro. Poi. Queste acque di categoria B. B. Ah, B addirittura. Prima era, adesso non so se è più su campo. Boh, non mi intendo di pesca. Un casino. Guarda poco le ginocchia, è veramente un bacione. Sarebbe da prendere in concessione quel laghetto che adesso è disutilizzato lì a Campocavallo. Mi stai a per culo, l'ho detto anche un video. Ma se sto serio però ci ma chissà. Ma perché hai visto il video? Perché ho visto. Ho visto il video, ma quando, siccome avevo fatto un video poco prima di te con un amico mio, e lo stesso avevamo detto qualcosa del genere. Ah. So, sai che l'acqua ha messo un po'. Però era, quella è acqua de, malta praticamente. Ecco, sotto bisognerebbe scavare, perché praticamente ci ha bucato il fiume, e anche se il pezzo c'è, cioè, l'acqua è bassa, capito? Ma lì mi sa che ormai non c'è più nessun pesce. No, c'è, c'è. Cazzo, devi darci un pace, sì, le tartarughe. Pare acqua stagnante. Stagnante, sembra, ma sotto c'è una falda, capito? L'ha chiusa al fiume, con la fanga. E tu lì, per la dare in concessione, scavi, e arrivi a veramente come era prima il fiume e il lago, dai l'acqua di soggetto. Come il lago che c'è laterale, che è l'Ede, come si chiama. Dopo se c'hai da discorrere con quelli dei. Quelli. Ma tu fai una pesca specifica. Tipo che ne so, ci metti o solo carte, o solo trote, o. E se invece vuoi il misto vai là. Oppure che ne so. Uno te lo dà in gestione, te lo pulisci e magari ci vai a fare una pescata più cavolina. È del municipio quei due. Allora, quello lì è in affitto loro. Con la casa di sopra pure? Sì, con la casa. E loro, niente, stanno in affitto e utilizzano il lago. Ed è un privato? Grosso, sì. È un privato, sì. Sta in affitto. Quello, cioè, l'affitto è dato dal comune o da un privato? L'affitto è dato dal comune, credo. Cioè abbia un proprietario, non so. O i figli dell'ex proprietario che è morto. Comunque c'è qualcosa, ma qua il fiume è grandissimo. Certo, nel fondo l'acqua non è proprio tanta tanta. Però già. Guarda che cazzo di cazzo, non si qui mi ricorda a Pioraco che lì c'è le sorgenti del Potenza, che è sto fiume qua. E c'è un sentiero breve, non è, non ci si vuole tanto per farlo, si chiama Livurgacci, c'ho il video per chi è che lo volesse andare a vederlo, del 2015, e se passa proprio in mezzo a queste, alle parti scavate dal fiume, poi si posta lì su una montagna che è lì e da lì sopra, non so come si chiama, e da lì sopra vedi tutto il paesino. È una figata. Ma come ti dicevo, non basterebbe non una vita, ma manco due, penso tre, solo per le zone che stanno qui intorno, e poi figuriamoci per tutta Italia.
o il mondo. No, ieri guardavo, no, non ieri, perché sono andato a dormire alle 9, te mi pare che l'hai fatta la sera. Alle 2. L'ho guardata un pezzetto oggi pomeriggio, cioè oggi stamattina, insomma prima che uscissi, e a un certo punto hai parlato di alieni, UFO, così. Diciamo che io non ne vorrei parlare. No, sai perché adesso mi sono collegato? Perché stavo pensando una cosa, adesso lasciando perdere alieni, UFO, intelligenze, eccetera, però noi ci meravigliamo delle cose che vediamo qui, no? Solo nella regione Marche quante ce n'è, non riusciremo nella nostra vita a vederle tutte, c'è poco da fare, anche se cioè, tutti i giorni. Pensa a tutto il mondo e pensa in tutto l'universo, quanti luoghi meravigliosi o anche terrificanti, ma comunque che a vederli tutti saremo curiosi, no? Purtroppo dalle domande che ti fanno, no? Strane, che dicono se credi all'esistenza di UFO, alieni o comunque di vita oltre alla Terra, ma è normale, con gli stramiliardi di stelle e dei pianeti che c'è, fa più stare che siamo da soli, ma secondo me è impossibile. Ma che ci sia vita, sì, però la vera domanda, cioè sì, è una... non è certo, però secondo me è probabile. La vera domanda, secondo me, anzi ci sono più di una domanda, è sempre un discorso molto più complicato di quello che appare. Prima di tutto è intelligente? Perché se te, cioè se una, mettiamo una civiltà aliena per un attimo, assodiamo che c'è, che abbiano le astronavi per venire qui, che poi parlerò anche di questo se vuoi. Venivi qui 5 milioni, aspetta, 5 milioni di anni fa, o 100 milioni di anni fa, o 500 milioni di anni fa, cosa trovavi? Non trovavi certo una vita che potevano definire intelligente, trovavi animali, trovavi dinosauri. 500 milioni di anni fa siamo ancora, che era appena iniziata la rivoluzione del, che gli esseri cominciavano ad avere lo scheletro addirittura, prima non c'era. Quindi è un discorso molto complicato. E poi c'è un altro fatto, c'è il fattore non solo spaziale ma temporale. Perché potrebbe esserci un'altra civiltà, ma... Vedi? Quel costo di roccia lassù è lo stesso che vedemmo qua giù. Ah beh, la stessa stratificazione, sì, dici. Di roccia. Ciao bello! Che razza è sti cani? Ti riconosci? Non lo so, sembra un levriero? No, segugio. Un segugio, però è alto per essere un segugio. Ciao! No, il levriero c'è un muso più schiacciato e poi più magro. È più secco e anche più alto. Però noi siamo abituati di solito ai segugi, quelli tipo i bassotti, invece... No, anche il coso. Tipo da caccia. Il 7. Che rimane un po' più basso rispetto a c'è... questo, molto più lungo. C'è una che fa Chiara Asmr, si chiama. Questo è buono per una pietra tu. Sì. Che c'ha una cagnolina che è una setter. Io ogni tanto guardo gli Asmr. Mi fanno addormentare, che è una meraviglia, la sera. Qualcuno dice che pure te guarda, perché si addormenta. Sono contento per loro, almeno serve a qualcosa. Sì, alla fine. Anzi, questa qui per fare Asmr fa numeri incredibili, praticamente ci basa con 400.000 iscritti, ha fatto... alcuni video più di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni. I video, cioè ce ne so di diverso tipo, uno può semplicemente parlare in maniera tale rilassante, coinvolgente, oppure cosa so, fa finta che ti taglia i capelli o che ti trucca davanti alla telecamera, o usa un pennello, oppure fa un massaggio ad un'altra persona anche. Alla fine a questo punto lo fanno anche noi.
Cioè, di solito lo fa le donne, anche qualche uomo, però... No, dico, lo facciamo anche noi, comunque discutiamo, ah, sì. Passeggiamo, alla fine... Però loro lo fanno proprio con quella voce suadente, proprio appena accennata. No, ti rilassa proprio la grande. Ti dirò, quello è proprio l'esatto opposto. Certe volte, più di una volta mi sono ritrovato che poi mi sveglio tipo a 1, 2 di notte e ho il computer ancora acceso in ciclo. Che vuol dire bandita? Che non si può cacciare? In teoria la bandita di caccia è proprio quando c'è la caccia. Però... No, dicevo che un altro fattore da tenere in considerazione è il tempo, perché se te guardi una stella a 10.000, mettiamo un'altra galassia, noi non possiamo vedere le singole stelle di solito, a meno casi particolari, di altre galassie. Perlomeno quelle piccole, quelle che possibilmente hanno dei pianeti. Però non è detto che, capito, che siamo in corrispondenza temporale. Certo. Cioè non è detto che la nostra civiltà, che è brevissima, sia in corrispondenza temporale con un'altra. No, vabbè, che c'entra, quello magari può essere più evoluto o meno evoluto, sicuramente. No, ma proprio scompare, nel senso che non esiste più o ancora deve esistere. Te considera che la nostra civiltà, sì, esiste da alcune migliaia di anni, ma da quant'è che iniziamo a pensare allo spazio, abbiamo le onde radio, i telescopi? Un secolo, secolo e mezzo. Beh, diciamo che studi c'erano stati anche prima. Sì, però su diciamo... le onde radio non più di 150 anni. Se pensi agli egiziani, se pensi a tutte le popolazioni, diciamo, vecchie, comunque l'astronomia era alla base della cultura. Sì, vedendola solo con l'occhio, diciamo. Non avevano nemmeno sì. strumenti ottici, come che quelli sono stati inventati nel 600, telescopi, eccetera. Però già solo con gli occhi deve venire più di quello che vediamo noi adesso. Beh, no, noi oggi abbiamo... Ma c'è un canale che tratta... di astrofisica e astronomia, io lo consiglio sempre, è quello perché è molto più preparato di me su queste cose, io lo guardo quasi sempre quando fai nuovi video, che è il Link for Universe, Link 4 Universe, un ragazzo, si chiama Adrian, bravissimo divulgatore scientifico, e dice tutto, ti parla veramente alla mano, in maniera rapida, non t'annoia come magari posso fare io, non fai video lunghissimi. Vabbè, io scherzavo. No, vabbè, ma mi rendo... Oh, aspetta un po' un attimo che... Qua c'è un'altra strada. C'è un'altra strada. Mi sa che siamo quasi arrivati comunque. Sarà sempre il fiume, non dovrebbe esserci un lago. Quella no, è una serra quella. Sì, lì c'è la cava. E poi c'è il problema dei viaggi. C'è il problema dei viaggi. Viaggi interstellari. Te dici, vabbè, noi perché ancora non l'abbiamo scoperto. Sì, è una possibilità. Io da una parte me lo auguro. Però al momento. Ma tante cose neanche se lo dici. Beh, comunque ti assicuro che viaggi spaziali
siamo ancora arenati ai razzi, che purtroppo più di tanto solo per fare un viaggio su Marte, nella migliore delle ipotesi, ci vogliono 6 mesi. Ma non è tanto il tempo, che è un tempo lungo, 6 mesi andà, 6 mesi tornà, è un anno di stare lì. Ma te in questi 2 anni te becchi un sacco di radiazioni, stai senza gravità, e gli astronauti tornano morti praticamente in quelle condizioni. E noi non abbiamo, se tornano, e noi dobbiamo prima avere una tecnologia per farli essere in salute, perché sennò... Che potrebbe essere tipo isolato. No, non abbiamo quella tecnologia lì. Beh, oddio, non è vero. Perché allora, chi dice che l'occhio di spazio... Allora, qui dobbiamo prendere una decisione, cioè se andare a vedere la chiesa sconsacrata dove avevano seppellito quel povero uomo, che è di qua, oppure qua c'è il coso del le grotte di Sant'Eustachio. E da quanto stanno da qui le grotte? Un quarto d'ora. Andiamo prima a vedere la chiesa, poi andiamo a vedere le grotte. Come ti pare? Andiamo giù, così dopo. Guarda che nuvoloni che coprono le... Oh, quella è umidità. Eh sì. Non è tanto umidità. Dove sta piovendo? Le nuvole alla fine sono banchi d'umidità, sostanzialmente. Sì, lo so, però quelle che diciamo si vedono da qui non producono pioggia. No. Producono sempre acqua, ok? Però non producono pioggia. Cioè, già con gli rossi neri. Ah, vedi, quelli hanno tagliato lì. Questa non la sapevo, ecco perché sono passati da. Oggi noi dobbiamo camminare. Sì, infatti. Per li riconoscere. C'è un amico che è Silvano, che li fa riconoscere, che li va a cercare. Ma io non ci vuole anche un brevetto. A me neanche piacciono i funghi. A me alla fine sì. Se si fa un ciuvo, diciamo così, da soli, no. Con i tartufi? Un po' di tutto. Beh, adesso no. Adesso sei a dieta. Però prima mangiavo un po' di tutto, non è che mi sono fatto un po' di bocca buona, ma qui però quindi qua andavo in una casa privata. Anche se il percorso continua dopo della casa. Se prosegue qua, infatti. No, lì la casa non ci si può andare. Però se... No, c'è il percorso che continua dopo mezzo al bosco. Si vede un serpente a est che continua dentro il bosco. Campi, per destra, per il mare. Magari io. Ma questa è fortuna, perché i soldi o riesci a farteli in qualche maniera e la compri, o se no la erediti, se no non c'hai altri. Anche se ne sa che il terremoto ha sentito un po'. Arriva un cagnetto. Bello! Guarda, c'è mocci, Gaga. Filma. No, si ferma alla sua lì, al limite della casa. Ah, sa dove? Alla zona sua. Sa dove deve. Come fa Zeus. Se c'è le abitazioni che ci si può le cacciare. Perché quello credo che sia un divieto proprio. Inizio lavori il 31. Riporto terra per livellamento terreno. Sì. Qui.
percorso anche lì sotto, è un percorso da sopra. Sì, quello mi sa che è più che altro dei trattori, capito? Che se soprattutto adesso che è tutto bagnato per terra. Ah, però questa mi piace. Qui adesso c'è un ponticciolo e passiamo sopra al Potenza. Poi dopo qua sulla, andiamo sulla sinistra che c'è una cava. E la chiesa sconsacrata è un po' più avanti, sulla destra invece c'è l'accesso che ti dicevo, che se non volete, se volete venire, che non volete giustamente fare tutta questa strada a piedi, potete venire lì. Dico se venite. Poi magari piena notte, non so. Ha preso slancio allora anche questo nuovo gruppo. Sì, poche views, però siamo abbastanza schiatati. Molto. Poi ognuno ha le competenze sue, diciamo molto meglio settoriale. Sì. Quella foto che avevi fatto, che c'era quella specie di faccia al cimitero. Sì. Oh, guarda che bello qui. Faccio vedere qui. Vedi che questa non è B, questa non può essere B. Guarda. Vedi quante belle pulite, limpide. Ma B intende il tipo, la tipologia dei pesci? Sì. No, è la tipologia dell'acqua. No, la tipologia dei pesci che ci stanno. Dici? Sì, sì, non è la qualità. Ad esempio a C ci stanno i cipridi. Guarda quello che sta lì in mezzo. Guarda quello lì in mezzo al campo col cane. Ma quello va a cercare. Non so. Comunque l'acqua è fantastica. È proprio limpida. Sì, veramente d'estate uno ci vuole fare il bagno. No, sul muso. Ma anche al Sentino, anche in certe parti dell'Esino, lì vicino Genga. Perché le grotte del Frassassi? Lì. Un amico mio me ci portava sempre. Andato, con David, al fiume gruppo. Proprio a fa. Sì, a fa il bagno. Siamo andati alle terme. Lì a San Vittore. Sì. È bello. Ma qui è un attimo, scendi lì, è pure facile. Guarda, c'è un'isoletta in mezzo. Quello è un tronco, è un tronco che è cascato, ha fatto. Certo te blocca, se c'è in imbarcazione te blocca la via. Sì. Dopo devi montare su una riva, ributtarti giù di qua. Poi dopo comunque anche se prosegui là c'hai il blocco Sì. Vabbè comunque lì poi scendi. Sì, scendi, devi fare. Tu dici per andarci con la canoa? Sì. Però vedi il fiume è più impegnativo del lago, non c'è niente da fare. Certo. A parte la difficoltà in se stesso. A parte che io al lago vado a bracci. Io la diga dei cingoli. Sto 2 ore, 3 ore in acqua, tutto a bracci. Io ho portato la canna. Mi sono portato quei lettini gonfiabili, sono attaccato alla boa, mi ho portato le sue 2 ore al sole e mi sono bruciato. Ci credo. Però ciao bello, ma questo è il Sì, questo ha raccolto. Questo ha raccolto lì, c'è un po'. Cos'è trova con l'uomo? Cos'è trova? I funghi? Belli grossi. Porca zozza. Bello. Ciao. Questa che acqua è? C'è scritto qua. Zona regolamento speciale. Sta girando qui. Ah, è fatto obbligo reimmettere immediatamente il pescato vivo in acqua. Vedi, è categoria. No, però non dice la... Non dice la categoria. No, ma ti dico, la categoria te lo dà la tipologia del pesce, non è tanto la qualità dell'acqua. Duaio! Un setter. No, non vuol dire che ci viene dietro più che altro. È una femmina. Sì. È un setter, questo?
Cacchio, sì. Ma dove andate a Pia? Ah, c'è l'albero lì, vedi? C'è due alberelli lì in mezzo. È un setter il cane? È un setter la razza? No, questo è un bretone. Bretone, ah, ok. Bello, bello. Ah, sicuramente. Ma più... Ma... Bello, bello. Andiamo a fare una passeggiata. Dove va per la chiesa sconsacrata qui? Cioè, se continua la strada ci cioè dovrebbe essere una chiesa sconsacrata. Sì, sì. Ah. Sulle sbarre. No, le sbarre dopo. Sì, no, proseguendo. Ho capito cosa dici. Comunque fammi un giro, siamo di passeggiata. Certo. Io pure ce l'ho, però sto a casa oggi, Zeus. Oggi l'ho lasciato a casa, Zeus, perché non sapevo se incappami l'acqua, se poteva essere in macchina, comunque. No, niente, non l'ho portato. Comunque il tempo è bello, però pare che ancora... Almeno non piove, dai. Guardate ancora Gabriele che c'ha la bandana che gli regalai, sì, ormai 2 anni fa. Dell'incredibile UL. Sì, mi pare, perché tanto io già la usavo come minimo nel 2016, me la ricordo che la utilizzavo in canoa per ripararmi dal sole il collo. Quindi almeno più di 2 anni ormai. Poi c'hai... Ho visto il giubbotto personalizzato di Afterlife. Certo, no, lì veramente, mi ricordo, avevi personalizzato tutte le magliette di Italian Ghost, no? Certo, e poi è andato tutto. Anche se una ancora l'ho tenuta, Beh, almeno tanto, parte per ricordo, ma poi per fatica, per qualcosa, se può essere utile per... Ma più che altro per ricordo, perché comunque... È stata le prime esperienze nel paranormale, diciamo, effettivamente le ricerche del paranormale, quindi comunque la nascita di quello di questo che interesse so fino adesso comunque ricerca del paranormale. E comunque anche Pasquale e Federico per me sono 2 persone esclusive. Certo. Beh, non c'è niente da dire. Assolutamente. Spero che a breve ci rincontreremo anche con loro, magari la settimana prossima. Me lo auguro. Questa è la cava che dicevi? Sì. È la cava di pietra, che poi è attiva, adesso ovviamente è domenica. Comunque, l'ingresso per venire qui dalla provinciale, che ce l'abbiamo sulla destra, è qui che c'è il passaggio a livello, le sbarre che diceva quell'uomo là. Quindi è molto... La chiesa è più su. Più su, però è così la strada, quindi... Ci si arriva alla fin fine. Intanto... Molto strano, è rimasto una tazza. Ah, no, pensavo di raccontare la storia, ma allora aspetto che... Lo racconti là? Che cosa? No, se te la vuoi raccontare per il canale tuo. No, vabbè, tanto dopo semmai la racconti te per il canale tuo. Vabbè, io non la so, è meglio che la dici te, magari dico qualche cazzata. Te sei più informato per questa zona qui. Io mi informo sulle zone che vado io, naturalmente. Poi... Ho ad Umberto per ricerche storiche, che comunque lui è grande per ricerche, anche per richieste di investigazione alla gente, ai proprietari, ai comuni. David è quello che si butta sempre allo sbaraglio, ti peggio i buchi, ti peggio i fossi. E adesso c'è Andrea che è, diciamo, per la parte esoterica. Ah.
parte effettivamente che se capisce ma non si capisce di quello che riguarda il paranormale. Però c'è da dire che... E lui è anche dottore, medico, quindi non è nessun certo. C'è da dire che quando facevate i video in passato, no, con Italian Ghost, magari non c'era tutta questa, come se posso dire, serietà, bravo, professionalità, non sì, so adesso usare la parola, sì, però c'era quella simpatia, sì, quel che uno lo guardava palesemente, non perché c'era, almeno io ti dico per me e per gente che ho sentito, non perché pensava di vedere mai un fantasma, ma perché era piacevole a vedere il gruppo che così andava in giro, faceva sta avventura, un'oretta e mezzo, due ore. Però io dopo l'ho presa molto più seria la faccenda, perché nella, diciamo, nelle avventure, nelle ispezioni che mi ho fatto di Italian Ghost, comunque qualcosa mi ho trovato, ed è tangibile, con foto, audio. E lì l'ho presa seria la faccenda, non l'ho presa più in coglioneria. E poi io mi ricordo una frase che te avevi detto all'inizio, però la tua prima missione con loro, che c'avevi i capelli corti addirittura, sì, ti hai detto: a me non è che me ne frega di fare le uscite con le paranormale di Italian Ghost, eravate in un albergo se non mi ricordo male, sì, ho detto ma io è per stare con te che eri con... Beh, all'inizio dicevate, sì, questa comunque è la strada, te sì, sì, entri da qui e poi... Quindi capito, è stata una passione che è iniziata piano piano, nel senso all'inizio neanche c'era, diciamo. Ma veramente la prima investigazione che ho fatto con Italian Ghost? No, quella volta me la ricordo, era in un albergo, te c'avevi una corda attorcigliata sulla quella spalla. Quella è stata la seconda. Ah, quella è la seconda, era. Dove Pasquale e Federico hanno cominciato effettivamente a far filmare, perché prima se no li faceva solo Matteo. Comunque mi è venuta in mente adesso sta frase che così, per dire, vedi, una passione che può venire anche... C'è chi va al bar, io al bar non ci può, c'è chi va a ballare, te poteva a ballare, no? Sì. Fai i latini, fai... Sì, pure io, una volta, sembra chi dicevi 10 anni fa, dicevo no, cosa ci vado a fare? No, io 10 anni fa facevo i latini. Ah sì? Sì. Che troia. Dopo... Ma con che scuola andavi? Andavo con quella che sta giù la nazionale, vicino alla variante. Non mi ricordo come si chiama proprio la scuola. Stava lì sotto il piccolo ranch, ma che c'è? Ah, il piccolo ranch, adesso mi pare che c'è la fashion, ma... Luna si chiamava, Sole e Luna. Ma è una discoteca tipo? Sì, però a fianco alla discoteca. La Mela Luna. Mela Luna, a fianco alla discoteca c'era sta scuola di ballo, diciamo. Che mi viene qui a spento di capire. Eh? Ah, vabbè, dopo tardi. Sì, tanto. C'ho 5 ore e mezzo di autonomia più cosa voglia. Il power perché durerà 10 ore. Questo la scheda che tra l'altro me l'ha finanziata un utente da 32 giga mi pare, sì, dura 5 ore e mezzo, un gattino nero. Ma cioè, quanti altri film? Al massimo 740. Teoria 1080, però questa comunque considera che è una quali, soprattutto del sonoro fa abbastanza schifo. Tutte le GoPro pure, non è che devi alzarlo come un film sul montaggio, diciamo, no? Io le faccio più che altro bello. Presa diretta. Ma se tutto il viaggio metti tutta la camminata? Io di solito me lo riguardo, poi alcune parti ovviamente le taglio, però di solito mi viene video lunghi, sì. Tipo mi può venire 2 ore che dopo lo suddivido... Dipende, 3 o 4 parti cerco di fare. Ah, ecco.
anche perché almeno ho più programmazione. Lo so che dopo già è tanto, le camminate non te le guardano in tanti, però se le dividi c'hai un picco alla prima parte e poi va sempre scendendo. No, scende proprio. Alla seconda un po' di meno, alla terza ancora di meno. Ma quante righe devi usare? No, pochissimo. 120, 150, una cazzata. E poi dopo scende anche sufficiente, dopo le parti spezzate. Però non me ne frega, giusto per averci anche un... a parte il documento per me, ma poi per avere sempre il canale attivo il più possibile, quindi tutti i giorni almeno c'ho qualcosa da buttare su. Io ho fatto questo mese, mi sono su, sempre dice, il mese scorso, mi sono su tutti i giorni video. Adesso vedo, non so se gliela faccio, speriamo. Ma comunque è un passatempo, tra virgolette, che porta via tempo. Porta via tempo. Poi ti dico, io lo faccio tutto a presa diretta, praticamente. Non è che mi sto lì a perdere tanto tempo di montaggio. Il tempo che perdo è quello per fare i tagli, più che altro. Sì. Vabbè, comunque non c'ho certi effetti, quello che fa perdere tempo.